Battista, nuovo primo consiglio comunale del 2024, arriva in aula un soggetto politico vecchio ma nuovo per l'assetto dell'Assemblea. Fratelli d'Italia, al quale avete aderito insieme lei e Francesco Russo. Quali sono le sensazioni e i temi posti all'inizio di questa nuova attività? Le sensazioni sono in qualche maniera positive. Io ho spiegato nel corso di una conferenza stampa, oggi lo ribadirò in aula, quali sono state le motivazioni poste a base di una scelta comunque difficile, non semplicissima. Sicuramente l'esperienza civica in quella che è stata una straordinaria creatura, qual è stata Lucera 2.0, è un'esperienza che mi ha formato, mi ha dato tanto, mi ha fatto crescere sia politicamente sia umanamente. Purtroppo però quella creatura fantastica, meravigliosa, fatta di gente capace, competente e piena di impegno e passione, dicevo, purtroppo ha di fatto cessato la sua attività. Nel frattempo il contatto, il dialogo, il rapporto con Gian Nicola De Leonardis, con Gian Donato La Salandra, con il sottosegretario Del Mastro, con il sottosegretario La Pietra, che a vari livelli e a vari titoli mi hanno dato la possibilità di approfondire alcune tematiche a cui tengo in particolar modo e che sono molto importanti per la nostra città. Mi riferisco al Tribunale e al settore agricolo. Questi rapporti, questi contatti mi hanno fatto capire che Fratelli d'Italia, che oggi è diventato il mio partito, o meglio io sono entrato in questa grande famiglia, mi ha fatto comprendere che abbiamo la stessa visione, lo stesso modo di vedere. E mi è piaciuto tantissimo verificare di persona l'impegno che il governo sta mettendo su entrambi questi due fronti, così come anche su altri fronti che nel corso delle prossime settimane, dei prossimi mesi andremo a sviscerare e a sviluppare. Queste fondamentalmente e in maniera riassuntiva, non esaustiva, sono le motivazioni poste a base di quella che è stata una scelta, ripeto, comunque non semplicissima. Davide Colucci, al primo consiglio comunale del nuovo anno a Lucera sbarca in aula un nuovo soggetto politico, Democrazia Sovranale Popolare, che lei rappresenta a livello regionale. Quali sono le sensazioni e i temi posti in funzione della politica locale? Ringrazio tutti per questa possibilità che mi è stata data naturalmente da parte di Democrazia Sovrana Popolare per questo coordinamento regionale e naturalmente essendo di Lucera c'è stata questa raccolta firme di Lucera e la cittadinanza mi ha posto molti quesiti. Effettivamente ho notato che le problematiche sono notevoli, pertanto per quanto posso impegnarmi per la politica nazionale, ma un occhio di riguardo lo devo porre alla mia Lucera, dove oltre che essere consigliere comunale appunto sono un rappresentante di un nuovo gruppo che è nato e pertanto tutte le interrogazioni che sto ponendo e che porrò in futuro saranno basate su tutte le problematiche che io ascolto dai cittadini durante la raccolta delle firme, nelle quali appunto il cittadino è libero di dire la propria, perché quando viene data la fiducia, in questo caso a me come sottoscrittore autenticatore, il cittadino pone delle problematiche molto interessanti, perciò è molto gratificante per me e anche migliorativo per la mia conoscenza politica questa attività che sto svolgendo da alcuni mesi, che è molto formativa e i cittadini mi riempiono, oltre che di fiducia, di sottoscrizione, anche di consigli e di richieste tutte legittime che andrò a mano a mano o a risolvere o a porre in evidenza. Grazie.